Realizzare la propria magnificenza. Abbiamo immense potenzialità. Siamo esseri multipli, siamo esseri compositi. Abbiamo una storia antica e nello stesso tempo trasformiamo tutto quello che è la nostra eredità nel momento presente. La vita di tutti i giorni ci pone delle scelte, delle esperienze e molto spesso agiamo, viviamo in funzione di meccaniche, di programmazioni. Queste meccaniche possono creare problemi, in quanto non sempre sono la scelta più adatta e non sempre sono flessibili rispetto al cambiamento. Ecco che il dolore, la sofferenza interiore possono modificare il nostro stato, diminuirlo. E rispetto al potenziale infinito che abbiamo di accedere al campo, di plasmarlo, di poter interagire con l'universale per creare la nostra felicità e quindi il bene supremo, il bene che vede noi in armonia con il cosmo, nel cosmo vivificato dalla nostra presenza, e invece diminuiamo la nostra possibilità. Molto viene creato nei primi momenti di vita, nei primi anni di vita. Sono programmazioni, sono esperienze che rimangono nel sottofondo della nostra coscienza, nell'inconscio, e in generale guidano la nostra attività quotidiana senza che noi ce ne rendiamo conto, ma non solo l'attività pratica, anche le emozioni, il modo di vedere il mondo. Ed ecco che in realtà un'infanzia ricca di esperienze può aiutare l'adulto, ma sappiamo che l'infanzia è ricca anche di difficoltà, ci possono essere dei traumi e non è detto che sia responsabilità di chi è intorno a noi, ma in generale la nostra coscienza interagisce anche con elementi di difficoltà. Questi elementi rimangono nel nostro campo, rimangono nella nostra coscienza, ma noi possiamo interagire, noi possiamo lavorare affinché qualcosa possa fiorire anche da queste difficoltà. Non siamo mai soli, non lo siamo mai stati, e attraverso il lavoro interiore, l'ascolto interiore, riusciamo a interagire con quell'ampiezza che noi siamo, quella capacità di interagire con il cosmo che l'essere umano ha. Forze, risorse, capacità che possono aiutarci oggi a riplasmare, ad accedere a questo campo energetico in maniera più piena e quindi realizzare il nostro più alto potenziale. È una ricerca, vi sono molti strumenti che praticamente possono aiutarci in questo. Lo Stargate è uno di questi, che ultimamente è entrato nell'entourage di Cryon ed è presentato in Italia ormai da alcuni mesi. Questo prossimo appuntamento di ottobre è particolarmente importante. Verranno toccati molti argomenti, come li vedete qui in questo elenco, ma in realtà interagire con lo Stargate significa interagire con la nostra multidimensionalità e attraverso il nostro potenziale, la nostra multidimensionalità, interagire con il presente. Il presente è la realizzazione di tutto quello che siamo, intendendo il passato di altre incarnazioni, intendendo quello che noi percepiamo, assorbiamo e trasmettiamo rispetto alla coscienza collettiva. Ma noi possiamo creare la nostra libertà, noi possiamo vivere con maggiore libertà, noi possiamo divenire una migliore possibilità per il pianeta e possiamo essere felici nel realizzare il nostro potenziale.